8 agosto 1956, disastro di Marcinelle. Incidente nella miniera di carbone Bois du Cazier. 262 morti, di cui 136 italiani e 95 belgi. Solo 13 minatori riescono a uscire vivi dai pozzi. Causa dell'incidente, un errore sui tempi d'avvio degli ascensori. Erano le 8:10 del mattino. La giornata di lavoro stava cominciando, all'apparenza uguale a tutte le altre. Ma il montacarichi del pozzo numero 1, avviato al momento sbagliato, urta contro una trave d'acciaio, tranciando un cavo dell'alta tensione e una conduttura d'olio, che in pochi attimi si incendia. I minatori morirono a causa delle ustioni o per aver inalato fumo e gas tossici. Dopo 2 settimane di ricerche, mentre un fumo nero e acre continuava a fuoriuscire dal pozzo, uno degli eroici soccorritori, uscendo dalle viscere della terra, lanciò un grido: tutti cadaveri. Nel decennio seguito al secondo conflitto mondiale, circa 140.000 italiani emigrarono in Vallonia per lavorare nelle miniere di carbone. In quel tragico 1956 erano 44.000. I governi dei due paesi avevano firmato un accordo. L'Italia avrebbe inviato braccia. Bruxelles, oltre a pagare il normale salario, avrebbe spedito 200 kg di carbone al giorno per ogni minatore. In ricordo della tragedia, oggi la miniera Bois du Cazier è patrimonio UNESCO. Era stata costruita nel 1830.